In uno dei video precedenti avevamo visto che esistono tre tecniche per caricare o elettrizzare gli oggetti e due di queste tecniche, il contatto e l'induzione elettrostatica, sono adatte per i metalli. Però avevamo visto in dettaglio soltanto le prime due tecniche, strofinio e contatto, ma induzione elettrostatica non l'avevamo vista. Vediamo adesso il caricamento per induzione elettrostatica, che è addirittura più efficace del caricamento per contatto nel caso dei metalli. Molto spesso gli studenti confondono il fenomeno dell'induzione elettrostatica con il caricamento per induzione elettrostatica. Vediamo la differenza. Qui abbiamo ad esempio una sfera di metallo naturalmente sul supporto isolante, altrimenti le cariche prodotte poi scapperebbero via. La vogliamo caricare per induzione elettrostatica. Per prima cosa dobbiamo avvicinare un oggetto carico. Di solito una bacchetta che può essere di vetro o di plastica strofinata, se è di vetro si carica positivamente. E questa bacchetta produce il fenomeno dell'induzione elettrostatica, che consiste in una separazione di cariche elettriche tra i due bordi della sfera di metallo. Questo perché gli elettroni vengono attratti, gli elettroni di conduzione che sono liberi all'interno del metallo, vengono attratti verso la bacchetta positiva. Cariche di segno opposto si attraggono lasciando il reticolo cristallino scoperto dall'altra parte, quindi questi più sono gli ioni positivi del reticolo che sono rimasti scoperti e quindi c'è una carenza di elettroni in questa zona perché gli elettroni si sono trasferiti da quest'altra parte. Questo non è il caricamento per induzione elettrostatica, è soltanto l'induzione elettrostatica, un fenomeno temporaneo che non comporta nessun caricamento. Infatti, se noi a questo punto togliamo la bacchetta la allontaniamo, semplicemente le cariche elettriche ritornano agli elettroni, ritornano a distribuirsi uniformemente in tutta la sfera e la sfera ritorna ad essere neutra in ogni punto. Quindi la sfera non è stata caricata, semplicemente ha subito separazione di cariche, l'induzione elettrostatica, fenomeno temporaneo, ma non è stata caricata perché la sfera non ha né ricevuto elettroni in più, elettroni extra in eccesso, né ha perso elettroni e quindi non si è caricata in modo netto. Possiamo dire che questa sfera è globalmente, complessivamente neutra, anche se localmente presenta due elettrizzazioni opposte sui due lati, ma nel complesso rimane una sfera neutra. Quindi non abbiamo ancora caricato. Per caricare la sfera dobbiamo collegare la sfera a terra attraverso un filo metallico oppure più semplicemente toccandola con un dito. Infatti il nostro corpo è un conduttore e se tocchiamo la sfera con un dito permettiamo alle cariche elettriche che stanno da questo lato qua, quindi le cariche elettriche positive, di spostarsi andando a terra o salendo dalla terra. Ora vedremo quale delle due situazioni si verifica. Innanzitutto uno potrebbe dire, ma non sono le cariche positive a spostarsi, perché sappiamo che queste cariche positive in realtà sono gli atomi ionizzati del reticolo. Non possono mai spostarsi le cariche positive in un conduttore di metallo, sono gli elettroni di conduzione che si spostano e questo è giusto. Per convenzione, tante volte, per semplicità, si immagina comunque che le cariche positive si possano spostare. In questo caso, per esempio, le cariche positive della bacchetta respingono queste cariche positive. Prima le respingono sul lato lontano, ma se noi diamo la possibilità a queste cariche positive di allontanarsi ancora di più, perché respinte dalla bacchetta, diamo questa possibilità perché abbiamo creato questo ponte, questo collegamento a terra. Allora le cariche positive, respinte dalla bacchetta, si allontaneranno ancora di più e andranno fino a terra. La terra ha questo simbolo, è una specie di serbatoio infinito. E quindi utilizziamo questa descrizione convenzionale immaginando cariche positive che si spostano dalla superficie lontana della sfera fino a terra. Naturalmente la descrizione corretta, reale, realistica, non è di cariche positive che si spostano a terra, ma di elettroni che compiono il percorso inverso. La Terra è piena di elettroni di conduzione, è un serbatoio di elettroni. Questi elettroni, attratti dalla bacchetta positiva, risalgono lungo il filo e vanno a disporsi sul lato lontano della sfera, andando quindi a riempire quella carenza di elettroni che lasciava scoperto il reticolo cristallino. Quindi questi più era una carenza di elettroni, ma gli elettroni adesso salgono dalla Terra e vanno a riempire questa zona che era carente di elettroni. Quindi
Quindi l'effetto netto è stato che elettroni sono saliti da terra fino alla sfera, quindi la sfera adesso ha un eccesso di elettroni, quindi ha degli elettroni extra che sono saliti. Avremmo anche potuto dire ha perso delle cariche positive, immaginando uno spostamento di cariche positive. Quindi se la sfera perde cariche positive rimane carica negativamente, perché ci sono più cariche negative che positive. In ogni caso, è questo il vero caricamento per induzione elettrostatica, è aver dato la possibilità alla sfera di modificare il bilancio netto delle cariche, in questo caso perdendo cariche positive convenzionalmente, oppure, se uno vuole essere più preciso, acquistando elettroni che salgono dalla Terra. Quindi adesso la sfera ha un eccesso di cariche negative. Ma a questo punto noi dobbiamo impedire che questi elettroni che sono saliti dalla Terra possano sfuggire di nuovo e quindi dobbiamo interrompere il collegamento a Terra. Interrompendo il collegamento a Terra, questi elettroni rimangono intrappolati sulla superficie della sfera. La sfera è stata caricata a questo punto negativamente con questo eccesso di elettroni. Ora possiamo allontanare la bacchetta perché ha finito di svolgere il suo ruolo. Allontaniamo la bacchetta, la sfera rimane carica negativamente. Non solo, ma queste cariche negative che erano localizzate sul lato sinistro della sfera perché attratte dalla bacchetta positiva, adesso non hanno più motivo di rimanere localizzate sul lato sinistro della sfera perché la bacchetta è stata tolta. E quindi cosa fanno? Siccome si respingono, vanno distribuendosi su tutta la sfera in modo da allontanarsi il più possibile le une dalle altre, e quindi questa carica negativa si distribuisce uniformemente su tutta la sfera, su tutta la superficie. Adesso il conduttore è veramente caricato per induzione elettrostatica perché ha un eccesso di cariche negative. Quindi, riassumendo, il caricamento per induzione elettrostatica è qualcosa di più dell'induzione elettrostatica. L'induzione elettrostatica è un fenomeno temporaneo. Quando io allontano la bacchetta, tutto torna come prima. Il caricamento per induzione elettrostatica richiede come primo passo l'induzione elettrostatica, ma come secondo passaggio il collegamento a terra per permettere alle cariche elettriche o di scendere a terra o di risalire, come terzo passaggio l'interruzione di questo collegamento e come quarto passaggio allontanare la bacchetta. Notiamo anche un'altra cosa, la sfera di metallo si è caricata del segno opposto alla bacchetta che abbiamo utilizzato per l'induzione. La bacchetta era positiva, la sfera si è caricata negativamente. Questo accade sempre quando noi utilizziamo il caricamento per induzione elettrostatica. L'oggetto di metallo che carichiamo assume il segno opposto della bacchetta. Questo perché il collegamento a terra, scaccia via le cariche che si trovavano sulla sfera dello stesso segno, le cariche dello stesso segno della bacchetta. Quindi il collegamento a terra permette alle cariche dello stesso segno della bacchetta di fuggire e rimangono quindi in numero maggiore le cariche del segno opposto. Ecco perché la sfera si carica del segno opposto alla bacchetta. Un'altra osservazione è importante, l'ordine delle operazioni, cioè l'ordine con cui le operazioni vengono svolte. Le operazioni essenzialmente sono quattro: si avvicina la bacchetta, si collega a terra, si interrompe il collegamento, si allontana la bacchetta. Se queste due operazioni, cioè la numero 3 e la numero 4, vengono invertite, il caricamento non funziona più, cioè avviciniamo la bacchetta, si crea l'induzione elettrostatica, colleghiamo a terra, gli elettroni salgono e vanno a dare una carica netta alla sfera. A questo punto noi sbagliamo l'ordine delle ultime due operazioni. Invece di interrompere il collegamento, allontaniamo la bacchetta lasciando il collegamento a terra. Ma se noi allontaniamo la bacchetta, questi elettroni che erano saliti non hanno più motivo di restare sulla sfera, verranno respinti dagli altri elettroni e torneranno a terra. Quindi la sfera perde quel caricamento negativo, quindi quegli elettroni extra che aveva acquistato dalla Terra. Perciò, togliendo prima la bacchetta e lasciando il collegamento a terra ancora attivo, la sfera si andrà a scaricare. E quando poi interromperemo il collegamento come quarta operazione, troveremo una sfera neutra, non carica.
Quindi è importante l'ordine delle ultime due operazioni. Prima si interrompe il collegamento a terra, poi si allontana la bacchetta, in modo tale da non permettere agli elettroni che erano saliti di poter sfuggire via di nuovo. Infine, un ultimo esempio, vediamo che succede quando avviciniamo una bacchetta carica negativamente, per esempio di plastica strofinata. Accadono le stesse identiche cose di prima con i segni tutti quanti cambiati. Infatti, avviciniamo la bacchetta, si crea l'induzione elettrostatica, separazione di cariche con gli elettroni che mentre prima venivano attratti, adesso vengono respinti dalla bacchetta negativa, quindi si trasferiscono sul lato lontano, lasciando il reticolo cristallino scoperto, quindi gli ioni positivi scoperti dalla parte sinistra. Qui c'è una carenza di elettroni perché gli elettroni sono fuggiti sul lato lontano, ma a questo punto noi diamo a questi elettroni la possibilità di fuggire ancora di più quando tocchiamo la sfera con un dito oppure la colleghiamo a terra con il filo di metallo. Diamo a questi elettroni che già erano fuggiti lontano dalla bacchetta la possibilità di fuggire ancora più lontano. Dove vanno questi elettroni? Vanno a terra. Quindi a questo punto la sfera rimane carica positivamente. Perché? Perché ha perso elettroni. Questi elettroni che sono andati via adesso vengono a mancare, quindi la sfera ha un eccesso di carica negativa, che significa una carenza di elettroni che sono fuggiti. Queste cariche positive per ora sono localizzate qui perché c'è la bacchetta, poi noi allontaniamo la bacchetta e queste cariche positive non rimangono più localizzate qui, ma vanno a distribuirsi su tutta la superficie della sfera. Che cosa è accaduto? Che il conduttore si è caricato per induzione elettrostatica del segno opposto alla bacchetta. La bacchetta era negativa, il conduttore si è caricato positivamente. Anche qui bisogna fare attenzione all'ordine giusto delle operazioni. Prima si deve interrompere questo collegamento a terra, interruzione, prima si interrompe in modo tale, e poi si allontana la bacchetta, in modo tale che questi elettroni che erano fuggiti e erano andati fino a terra non possano più risalire. Quindi prima si interrompe il collegamento a terra, gli elettroni non possono più risalire, la sfera ha una carenza di elettroni che sono fuggiti, poi si allontana la bacchetta. Il conduttore rimane carico positivamente perché ha perso elettroni.